C'erano questi genitori Novax che si sono rifiutati di, è vero, di far mettere quella roba nel naso al loro bambino, in teoria loro. Ma ecco qui che subentra lo Stato che... Cosa ti credi? Pecora, pensavi che era tuo figlio? Ma no, pecora, sei uno schiavo. Quindi gli hanno tolto il bambino e gli hanno dato tentato omicidio. Capito? E hanno detto, ah, genitori cattivi, non volevano far tampone. Oh, cazzo, non dovevo dirlo forse. Non dovevano mettere il coso nel naso al pampino. E quindi lo Stato l'ha messo in salvo. Gli ha fatto la cosa, con chissà che cazzo c'era dentro, e ha salvato la vita al pampino. Ok? I genitori adesso se la vedono brutta, perché sono accusati di tentato omicidio. Hai capito? Quando la vita del pampino è in pericolo, ecco qui che subentra lo Stato, che ci pensa lo Stato, insomma. Non sarebbe male una casetta così, no? Piccoletta. Ci troviamo in un camping. Questa non è proprio come la casetta del tizio là che ha vissuto per 30 anni in Alaska, però insomma, mi accontento anche di questo. Che bel posto. Siamo al passo della Futa. Allora, stiamo per visitare questo cimitero militare germanico. Vedremo cosa... Mettete in pausa leggera. Allora, qui siamo all'interno. Queste sono tutte le pecore che sono... Queste sono tutte tombe di pecore che sono caduti perché il rettile l'ha voluto. Vediamo, molto interessante questa bandiera nuova. Che sono tutte croci. 5 croci se non sbaglio. Poi dopo la vediamo meglio. Quindi vediamo adesso anche questa specie di monumento qua. Come sarà fatto. Intanto qui vediamo tanti unknown soldiers. No, sono unknown perché ci sono i nomi. Comunque, qui è proprio... è tutto il percorso a chiocciola, anche curato così, giardinalmente parlando. Qui vediamo i piedi di una pecorella. E qui c'è questo sentiero che praticamente sale a chiocciola fino a questa montagna qua. Andiamo, vediamo. Qui si vede... Fritz Ulrich, insomma, come questo, tanti tedeschi morti perché Hitler ha voluto così. Qui abbiamo questo qua, Rudolf, 24 anni aveva. 24 anni? Eh sì, eh? Proprio quando si è intelligentissimi si fanno cose così, perché lo fanno tutti. Ma gente del genere, non ci sarà mai mancanza di gente del genere che si farà comandare. Quindi purtroppo questi caos che serviranno per l'ordine ci saranno anche in futuro. Bello anche questa entrata qua. Siamo quasi alla vetta, ragazzi. Questo monumento è stato fatto per ricordare le pecore che dobbiamo convivere pacificamente l'un l'altro. Ecco, qui sono le bandiere. Ma sai come lo posso decifrare io questo? Perché sembra tutto molto artistico, così astratto. Però questa punta così è sono loro, no? È la piramide che governa sotto i morti che stanno sotto. Piano piano verso l'unione di tutti gli ovili, diciamo, del mondo. Ah, per fortuna però qua io non riuscivo a decifrare questa bandiera qua, però qui abbiamo un esperto germanico e esperto, antropologico. Prego. Va bene che sono eceni. dici cosa significa questa cosa, poi lo confermiamo su internet. La bandiera, quella del forum. Del forum, quello su Rete 4? World Economic Forum? Ma che sono spade? Questo croce, mi sembrano croce, tipo croce. Una croce grande e altre due in prospettiva così ai lati. Boh.
Insomma, l'esperto No, ci ha taglia. A trollato. me mi taglia. No, no, non la tagliamo lei. No, dai. Un vero esperto, World Economic Forum, secondo lei. Qui ci sono tutti i nomi di zombie tedeschi, purtroppo. Ma deve capitare anche a noi. Da giovane anch'io ero uno zombie, quindi facilmente sarei cascato. Avrei fatto la guerra a un altro che non conosco. Quindi in mezzo vediamo questa roba qua. Forse una rappresentazione stilizzata delle stelle dell'Europa, forse. Una corona sembra con le spine. Forse fiamme, non lo so. Qui abbiamo di nuovo queste 5 croci qua. Sembrerebbe un posto in tedesca, forse. Bayern. Landes. Verband. Vabbè, su internet avremo la risposta. Comunque, qui ci sono tutte queste placche con proprio fitte. Con tante pecore, purtroppo. Si sono fidati delle cazzate del rettile. Anche perché il rettile dall'altra parte debutta a bomba con altri zombie che sono stati programmati all'altro, a odiare l'altra pecora, dell'altro ovile, e quindi succedono queste cose. Purtroppo siamo pecora. Beh, facciamo un po' i complottisti, ragazzi. Loro sappiamo che sono bravi a inventare i numeri, no? Come il famoso 6, 1000, non diciamo di più. Darsi pure questo teatro che ci hanno detto. Sì, della pecora sono morto, ma chi lo sa. Qui vediamo la firma dei mostri, dove cazzo sta. Croci templari ovunque. Ma di che stiamo parlando? Anche la NATO è un modo di fare la croce templare. Vediamo anche qua, tante croci. Ah, si può entrare. Beh, lo scopo loro ovviamente è il messaggio di pace. E mi ricordo Cooper diceva che loro stanno, perché la loro intenzione è anche di far sparire anche gli eserciti. Una volta che uno Stato non ha più il suo esercito, non ci saranno più pecore che si difendono con le armi, a quel punto il rettile potrà papparci facilmente. Qui in Italia ovviamente nessuno ha più modo di difendersi, siamo già morti qua. Infatti, 2020 l'ha dimostrato, ci sono morti che camminano abbastanza. Quindi abbiamo visto questa roba qua, quindi a chiocciola. Si sale fino a questo, diciamo, punto a cui abbiamo visto. Brought to you by the Templars and the Dragon. E ricordiamoci sempre di mantenere la distanza, se non moriamo. Finiamo la racchetta. Andiamo per la blu, come la bandiera dell'Europa. Andiamo con la blu, colore blu. Ci sono anche però così, guarda. C'è? No, arancio è no, 33, è non mi piace. Il materiale diverso, questo. Questo? Materiale diverso. Ma amore, io ti batto anche se uso la mano, di che stiamo parlando? Così vado. Dai, tira fuori la palletta e fatte. Lei è un'esperta pingpongatrice. Vediamo. Ma che bel terrazzino qua. Da noi dove siamo, amore? Noi siamo... Il cupolino. Noi siamo esattamente in una terrazza. Dov'è che è la Fusca? Ma dov'è che è? Questa pecora milanese che parla. Amore. E ui ui.
Allora, partiamo subito male, perché qui questo tracciato l'hanno chiamato, com'era? Tracciato europeo? Anello europeo, non so. Qui poi ci sono delle pecore che hanno scritto articolo 2 della Costituzione. Sì. Praticamente è passata una pecora molto intelligente, mi ha detto ma non si può col fuoco, che c'è il vento, cioè... Mannaggia la pecora! Detto, non si preoccupi, lei deve essere vaccinata, gli ho detto. Che si vede, insomma. E lo sapevo, che prima o poi capitava qualche pecora che avrebbe detto ma lo sapete che non si può fare il fuoco? Lo sapete che non si esce senza maschi? Allora, bellissimo. Qui come vedete non c'è la ruota, si può levare lo zaino magari, ah. No? Sì, ormai non lo sentiamo più, ormai la fatica. No. E il fiume qui di lato non c'è, il fiume è a 300 metri. Ah, okay. E quindi non c'è la ruota verticale, grande, il fiume fa girare. Perché qui questo funziona con un... si prende l'acqua dal fiume, poi si fa un oceano invaso d'acqua sopra la casa e da questo, tipo un laghetto, abbastanza grande. E da questo laghetto partono due pozzi, uno va a finire sotto questa macina e uno sotto a quella. Ah. E sotto alla macina, alla fine del pozzo, c'è la ruota idraulica che è fatta così. Dovete immaginare con tutte identiche, con le proporzioni, perché questo è un vecchio, una vecchia ruota rotta. E ve la dovete immaginare con tutte le pale. Quando si tira su quella leva, il pozzo si apre, l'acqua picchia con forza sulle pale, la ruota gira e la macchina. Diciamo che la tecnica è quella di sempre, diciamo. Sempre. Qui perché non ci sono fiumi grandi, se no c'era sul Po, ma anche sull'Arno, forse c'era mulini con la ruota. Questa è pietra che gira, no? Questa qui gira, questa superiore. Quella inferiore invece sta ferma e cementata, di là si vede meglio che ce n'è una anche sotto. Sì. Si mette il grano qui, esce da lì, va a finire, fa le due ruote, il movimento lo fa spargere in modo uniforme e la farina esce da qui. La farina tipo della zona qua? È una farina tipo 2, no, la zona qua se uno lo trova, perché è difficile. Ah, perché sono grani antichi, se si trova in zona, è in zona, se no dove si trova. Ma poi dove vendete il pane, diciamo? Allora, questo mulino è gestito da un'associazione da quale faccio parte anch'io, lei che è CIFO, eccetera eccetera, e che ha come finalità quella di mantenere in funzione questo mulino, quindi anche di restaurarlo se si rompe. Quindi il grano oppure il pane, oggi hanno fatto il pane, domani faranno il pane, e viene venduto ai soci di questa associazione. Ti fanno assaggiare, quello che si può. Ah, quindi non avete tipo diritto di venderlo? Di venderlo, allora se non ci chiede un pane non lo può dare, però se ce l'ha. Perché ci sono due problemi. Il primo problema è che non è che tutti i giorni qui ci sia la panificazione e quindi c'è un numero ben preciso di pani che entrano in forno. Capito. Quindi va ordinato il pane, no? Cioè, l'altra cosa... Più di 44 non c'è. E l'altra cosa è fiscale. Più di 44 pane non entra. L'altra cosa è fiscale, capito? Immagino, ci sono vecchie cose. Non puoi vendere, se no sei un forno, allora tu fai, tu c'hai un'altra... Lo Stato vuole la sua parte sempre. C'è no, certo. Quindi anche la vendita del pane ai soci, ma... è come se i soci in cambio del pane tu gli dai, ti danno un'offerta, ecco. Ma alla fine c'è uno, anche se la farina magari non è proprio locale, comunque senti la differenza, no? Senti la differenza perché sono grani antichi, basso contenuto di glutine. Da dove viene il grano? E il grano da dove si prende? Torrita di Siena, vicino a Montepulciano. Ah, ok, quindi comunque in Toscana. Perché vogliamo sostenere questa coltivazione un po' particolare, completamente biologico, una ragazza che fa questa popolazione evolutiva che praticamente lei da 5 anni, cioè ci ha messo 5 anni per fare la sua selezione del terreno partendo da diversi tipi di grani antichi, quindi ha fatto scegliere dal suo terreno i grani, quelli adatti, e c'è un mix di 5-6 tipi di grani
proprio originario del suo terreno. Sì. Che ovviamente non c'è niente a che fare con il grano, quello che ci danno da mangiare noi, che è tutto glutine. Quello è super selezionato, perché quello è mirato a una produzione più intensa, intensiva, e quindi un chicco ti deve rendere il massimo. La finalità invece di questo tipo di grano non è quella. Infatti non è tanto lievitante, non lievita tantissimo. E poi molte aziende agricole non lo seminano perché ha una rendita inferiore. Una rendita inferiore ma costante, perché è meno soggetto alle malattie, meno esatto. soggetto alle intemperie, perché essendo un miscuglio c'è quello alto, quello basso, quello. E poi fanno tutto questo lavoro che diceva Cico per vedere qual è quello più adatto al terreno. Esatto. Niente, alla fine siamo costretti a mangiare roba, magari qui c'è roba di qualità e se lo possono godere in pochi. Sì. Invece. Però per godere in pochi uno deve contribuire, ma non economicamente, ma lavorare. Anche cioè, fisicamente, senso, la gente non è disposta ormai, no? Sì, veniamo a lavorare, fare pulizie anche, oppure sì. fare eventi. Però insomma ci piace, perché ci piace continuare a mangiare bene, insomma, con sì. allora, in teoria il mercato ci sarebbe, perché questo posto continua a essere vivo, perché certo. di mulini così in questo pezzettino di fiume dove c'è la confluenza di due fiumi, fino alla prima metà del 1900 c'erano 5 fiumi in questo pezzettino da qui a Sant'Agata, su queste montagne, 5 mulini. Ah, ok. 5 mulini. Ora di questi mulini non esiste più nemmeno un vago ricordo, se uno sa di preciso, in qualche posto è rimasta la forma della pescaia, in qualche altro è rimasto qualche rudere. Va bene, mi faccio assaggiare la schiacciata. Ragazzi, ma sbaglio, ho detto che la pietra di sotto è fatta cementato, non so, dice cemento. Cioè, sicuramente comunque sia. Rispetto alla farina che mangiamo di solito noi, anche col cemento questo è migliore, sono sicuro. Adesso ha detto che ci dà anche un pezzo di aspetta, come l'ha chiamata, non lo so, però ce lo fa assaggiare con questa farina. Io farò un po' come cosa là, il franchino al criminale, gli darò il voto. Ieri minchia abbiamo mangiato a questa pizzeria della Futo pizza, perché adesso sto diventando anch'io un esperto come il franchino, il criminale, e diciamo che il sughetto era un po' crudo e vero, e abbiamo preso una margherita e una bufalina, cioè con una sella di bufala, e scarso diciamo, però quasi sufficiente, diciamo, mangiabile. E però c'è una scena bellissima, che c'erano queste due coppie moderna, diciamo, di gente abbastanza matura, diciamo, che al posto dei bambini avevano i cani. Una coppia addirittura chiamava il cane vieni da mamma, e si chiamava Nutella, ragazzi, questo piccoletto di mamma, e poi quell'altro era un gigante proprio e si chiamava Kiss. E addirittura la mia pecorella sta dicendo che non proseguiamo con i cammini, perché l'intenzione era di fare 3 giornate di cammini questa settimana, che ci vediamo, e 4 così in camping al mare. Però a quanto pare questa botta di cammino, il primo giorno, il vero cammino diciamo, è stato talmente duro che siccome lei ha un po' di problemi con la schiena, non che io non ne abbia, forse interrompiamo qua, non faremo le altre due tappine, che poi non erano proprio delle tappe, erano messo in programma, vediamo. E quindi questo, ricordiamo, è un posto, c'è cioè un mulino antico, qui in questa zona addirittura una piscina qua, vabbè, sempre rettili. Parliamo di rettili, ragazzi, a chi è permesso fare soldi oggi solo rettili. Come ha detto anche lei, cioè se la roba è buona, ragazzi, non può essere venduta. Cioè questo è il problema, il rettile ti fa mangiare solo la merda. E se la roba è di qualità, la possono permettere solo i rettili, infatti come ha detto lei ce la mangiamo noi del circolo, dell'associazione. Bene, bene così. È buono? Buonissimo. Come si chiamano questa roba? Posso inquadrarti? No. Ma training? Ok, quindi è buono. La. Come l'ha chiamata?
falla vedere. Ho schiacciato. A Fabio, così si fanno le pizze. Queste sono quelle che mangiano gli schiavi. Merda pure. Immangiabile, infatti la lasciamo qua perché anche questa sera. Purtroppo cibo di qualità per la pecora, questa roba immangiabile, forse tirata su dal freezer, roba immangiabile, anche la mosca sta facendo fatica a mangiarla, infatti sta girando intorno. Questo è il Partito Comunista Socialista, il sole dietro sempre. Attenzione, no, per favore. Per la stazione treni, di un trenino, e abbiamo fino alla mano, ragazzi, qui abbiamo Big Bamboo. Queste sedie sono fatte. È vero Bamboo? Eh? Ma credo proprio di sì. Che piccoli, guarda. Miscioli. Dov'è? Piccolini. Questa è la mamma. Oh, che belli! Cominciano a fare le prime uscite ora, vedi? Sperimentano il mondo, no, sì. Voglio fargli la forza. Voglio la forza. Questo è il Mugello. È un'area, come sappiamo, in mezzo agli Appennini. Diciamo, qui sotto c'è Firenze e qui sopra c'è Bologna, no? E siccome fra Bologna e Firenze c'è un cammino famoso che si chiama Cammino degli Dei, noi abbiamo fatto però solo una piccola parte, perché la mia pecorella non è che poteva sforzarsi più di tanto, anche il tempo non c'era comunque. E quindi ci siamo fatti da il passo della Futa, siamo scesi fino a Sant'Angelo, poi oggi ci troviamo qui in questo laghetto qua, okay. E niente, in questo momento siamo in un B&B che sta qua, in questo lago qua, e abbiamo avuto un problema tecnico per me, che sono uno schizzato, e ovviamente delle radiazioni. Stavo cercando da dove venivano queste radiazioni in questa stanza, non riuscivo a capire da dove venivano. Abbiamo staccato la saponetta che loro avevano come ripetitore wifi qui intorno in questo piano. Abbiamo staccato anche la presa qua, ma continuava ad esserci wifi. Ed era questo, ragazzi, il problema. Il problema era il condizionatore. Il problema per qual è? Il problema è che il tizio non poteva staccare solamente questo qua, perché erano collegati a internet delle cose, no? Ovviamente c'è una rete unica elettrica per questi condizionatori, quindi non poteva staccare solo questo, e quindi ha dovuto staccarlo per tutti quanti, per questo cacacazzi qua, e non vuole le radiazioni. E addirittura qui, essendo un posto veramente pulitissimo a livello di radiazione, perché siamo in mezzo agli Appennini qua, anche se questa è una valle abbastanza bassa, e comunque loro sono in un punto molto pulito a livello di radiazione, no? Tanto che quando mi ha staccato questo qua, la radiazione stava al massimo, tipo è scesa quasi a zero, cosa che, per dire, a Roma non avviene mai, perché a Roma ci sono radiazioni anche se tu stai lontano dal wifi, per dire, comunque lì becchi radiazione. A Roma devi andare sopra terra per non beccare radiazioni. Quindi io sono ubriaco, ovviamente, per questo parlo in questo modo. E però volevo farvi vedere questa cosa, che praticamente qua, a pochi passi, questa mappa è veramente orribile, non ti fa capire bene le cose, però comunque sia, noi adesso siamo qua e domani saremo a San Piero, dove prenderemo un mezzo che ci riporterà alla macchina che avevamo parcheggiato qui al passo della Futa. Ovviamente siamo stati furbi, abbiamo fatto il cammino in discesa, e nonostante fosse in discesa il cammino, scendere da queste montagne qua non è stato semplice, anche per me, figuriamoci per la mia pecorella. Però volevo farvi vedere, ragazzi, che proprio qui Firenzuola, e qui c'è Palazzuolo sul Seno, che era il paese dove io scendevo per
fare la spesa quando stavo a Lozzola. Questo è Lozzola, ragazzi, dove sono stato per un po' di mesi, no? Al rifugio. Questo è il paese dove ovviamente io scendevo a piedi, no? Palazzuolo, amo questo qua. E praticamente in realtà io dopo Lozzola, amo, io sarei andato a Fiorenzuola come cammino, no? Però poi il tutto si è fermato qui a Lozzola perché ho trovato un buon posto, no? Però Fiorenzuola, che sta proprio qui, noi stavamo qua a passo della cosa, sarebbe stato la prossima. Però poi comunque sì. Questo è quanto, no? Ho fatto un po' un riassunto di questa giornata e niente. Sta già registrando lui. No, la togli allora, cancella no, no. Tutto. No, vai amore, io non edito. Non dire dove sei. Un terzo oggetto. Allora, cambio di programma. Tutto un tratto adesso. Amore, mi sento osservato che c'è gente che mi guarda qua. Prosegui. Cosa te ne frega della gente, dai? Tramonto, allora, abbiamo incontrato un progetto. Che no, non si può parlare. Niente, un progetto che mi ha fregato, quello che ho detto l'altro giorno che mi avrebbe. Amore, prosegui a papà che c'è gente che mi guarda, mi sento. Quindi dicevamo. Amore, un po' di movimento, cazzo. Vieni, cazzo, da qua che c'è gente, voglio far matto, cazzo. L'ho mandata io per mandare. Qui ci troviamo a Bibona Beach, California. Ma non è vero! Yeah. No, guarda che non siamo lì, vedi che. E in pratica, quella là è l'isola famosa? Magari puntando, perché tu sei un cameraman proprio. È quella l'isola dell'Elba? Potrebbe. Dell'Elba, sì. Potrebbe. Quindi, guarda, ragazzi, parlare con queste luci è superfluo, è inutile. Quindi. Hai tolto il flash? Tolto il flash? È corretto? Io spero tanto che tu stia registrando. Vediamo cosa stai facendo. Stai facendo un ottimo lavoro, però il soggetto non è molto alluciato, quindi alluciami. Cioè, amore, la luce viene da qua, io sono uno sagoma se mi riprendi così, quindi vammiti a riprendere il soggetto con la luce. Niente, non mi sta... Come? No, vai, così sei... Guarda, benissimo. Si vede la faccia? Sì. E come fa a vedere? Aspetta, adesso sei un po' buio. Così si vede. Ecco. E quindi niente, questa giornata è stata un po' avanti. È stata un po' così di cambio dalla montagna al mare adesso. E come mai? Niente. Cosa è successo? Cosa è successo? È successo che in pratica lasciamo perdere. Cioè, racconta. Tutto è bellissimo, solo che c'è gente che vuole, non si accontenta mai. E chi è? Ma non lo so chi. Parlavo in generale. E in pratica, che è successo? Due le persone di nota, ecco, prego. Lasciala passare. In pratica, due sono le persone che mi vengono in mente. Tipo il Cristo e l'Anticristo, tipo, no? Beh. Quello là che mi ha raccontato, insomma, che è stato portato col gommone, l'hanno portato così perché se no si affogava, un albanese, ho incontrato un albanese che non sa parlare italiano, che però ci ha detto, se volete, ci sono cose che veramente non si possono raccontare, veramente, comunque sia, queste sono. Che se volete, ah ecco, quando c'è interazione, uno parla, ma se sto a parlare così da solo, non ce la faccio, grazie. Quindi niente, è un po' difficile parlare dopo che hai parlato per ore con questa persona, raccontare ripetere le cose che ci siamo già dette, già vissute, eccetera. Io ascolto. Però, cioè, per me, specialmente con la persona, quella albanese, c'è molta umanità, molte cose che vorrei evidenziare, ma. E invece un frociazzo
un froshatsu in pratica che succede? Vi ho detto, no, che avevamo in questo bed and breakfast avevamo un problema con le radiazioni, e poi lui ha detto, mi ha dato la parola, io stacco la corrente adesso, quindi non ce l'avrai più. Le pensieri. Eh? No. E poi tutto un tratto il furbetto ha visto che noi ci siamo addormentati e ha riattaccato la cosa, perché c'erano altri clienti che volevano l'aria condizionata, anche se non c'era bisogno, perché siamo fine maggio, si sta benissimo anche senza. E quindi questa è la cosa. Quindi parlavamo, perché nella Bibbia dicevamo, parlavo con la mia pecorella, il ufrociazzu è visto forse è peggio di tutti, no? Proprio perché è proprio nella loro natura essere stronzi, come lo è stato questo qua, che prima mi dice ti stacco il wifi del coso, e poi senza dirmi niente me lo riattacca per fare piacere a un altro cliente magari più potente di me, diciamo così. Potente? Esatto. Invece l'albanese, ragazzi, l'albanese senza conoscerci eccetera eccetera, una persona veramente squisita, sempre se non la conosci per più di due giorni ovviamente, poi scopri che è un mostro, però addirittura noi, siccome dovevamo prendere un bus e dovevamo aspettare questo bus che era poco frequente, molte ore, quattro interminabili ore, mezzo, sì. E lui si è offerto di... Questa persona squisita. No, ma spiegala tu, amore, non è stato così. Lui ha detto, mettere sin tui, hai dei spettive, hai book, non ho due mod, ciohemi, ma arriva da busi, una cavallina, scoim, una barberina. Barberina? Loro non conoscono la offina, gli albanesi. Cavalline e barberine. Quindi... tutto qua. Tu che altro vuoi aggiungere in questa giornata, amore? Aggiungi qualcosa. Non aggiungi. Sei niente. Tu il protagonista. Sono io il clown qua. Esatto. E quindi adesso niente, adesso ci troviamo per 4-5 giorni qui in questa situazione nuova. E vediamo col mio occhio così critico, antropologico, vediamo cosa capterà questa telecamera questi giorni. Questa giornata così di cambio è stata intensa per me e basta, finisce qua. E ha piovuto di brutto mentre venivamo in macchina qua, quindi siamo scesi dalla montagna dell'Appennino tosco-emiliano e fino a l'isola dell'Elba, sta là, quindi fate un po'. Pippona! Pippona! No! Venite ad uccidermi! Sono qua al camping! Allora, questi sono i lavandini, però bisogna fare attenzione. Questi sono lavandini per lavare le stoviglie. Invece questi qua sono diversi lavandini. Infatti una pecora mi ha subito ammonito dicendomi ma stai sciacquando i piatti in questo lavandino qua? E io ho detto beh, che cazzo c'è? Insomma, non è la stessa cosa. E poi uno si chiede perché io sto lontano dalla pecora. Capito? Io stavo qua, stavo sciacquando il mio piatto, ma questo lavandino a quanto pare è a forma diversa da quest'altro lavandino qua. Capito? C'è una bella differenza, eh? Attenzione, così, no, così, sì, sciacquare piatto, così no, così sì. Allora ragazzi, facciamo vedere un attimo la nostra cella in questo campo di concentramento, qui abbiamo altri vicini, anche questi sono frociazzi, e qui abbiamo la bombola del gas, qui abbiamo un analogo gazebo. E vediamo l'interno, qui in camping ragazzi è come se fossimo in un campo di concentramento, sei circondato da altri zombie, per fortuna diciamo, ecco, questa, loro ci offrono anche un angolo cottura qua, col frigo addirittura, e qui abbiamo la nostra dimora. Allora, questo è un wifi, anche in spiaggia, la pecora viene bombardata col wifi in testa, c'è un'antenna abbastanza potente, telecamera ovunque, per la sicurezza. Bene.
Allora, questa è la pineta dove si trova il camping. In mezzo al camping, proprio in mezzo alla pineta, c'è anche un antennone abbastanza potente. La gente sta lì per riposarsi, si becca la radiazione. Io per fortuna sto un po' al perimetro, un po' lontano, lontanuccio dall'antenna, ma tutti gli altri che hanno le tende sotto questa antenna è veramente brutto. Ho visto adesso l'antenna che c'è lì, no? L'antenna, ma non è un po' potente come antenna ad avere così un campeggio? Non è un campeggio. Non è il campeggio? È fuori, non è nostra. Sì, però è abbastanza potente. Abbastanza potente, però legittima evidentemente. E sta in una proprietà dell'amministrazione comunale, noi confiniamo con questa. Sì, no, vabbè, tutto in regola. Però. È il perimetro del Ma comune. Un po' impressionato quando l'ho visto. Buongiorno. È un ripetitore di Siamo antenna. Con il campo. Forse c'è la team sopra, penso. Cioè, secondo me in posti del genere dove uno riposa dovevano evitare di metterlo qua. Non è rumorosa, eh? No, 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 non è per rumore, ma c'è anche radiazione, cose, no? Non glielo so dire. Stai in una proprietà del comune, torna a dire. Qui abbiamo le giostre, ragazzi. Attaccato c'è una chiesa ottagonale, a forma di un cono ottagonale. Bellissimo, proprio uno vicino all'altro perché it's a joke. Per fortuna non manca il gel per igienizzare il culo. Guarda qua, no? Allora, qui ci troviamo al paese di Carducci, ragazzi, che è un rettile, non si può vedere. Qui all'occhio inesperto non c'è niente di strano, ma per me invece c'è come, questo è il simbolo del sole, anche questo, pezzo suo questo, versi suoi, godere eterna gioventù nel sole, il sole, e poi anche qui vediamo il sole, ma ragazzi, di che cazzo stiamo parlando? Qui l'unione tra maschile e femminile. Esatto, infatti in Albania chi faceva qualcosa li ammazzavano, per dire, li appendevano anche in piazza, per dire. Invece qua Amnesty International dice che questo municipio qua, si chiama Castagneto di Carducci, è molto contento quando viene abolita la pena di morte nel mondo. E parlavamo, dicevamo qui, che per uno Stato invece di punire subito la persona e farla finita lì, cosa che fa in modo che non si ripeta, perché uno quando ammazzi l'altro non lo ripetono, no? Invece mettendolo in carcere c'è bisogno di guardie, di uno Stato che tenga questi cazzo di prigionieri per anni e anni, no? Pace, rettili e radiazioni, maledetta, questo è quello 5G. Allora, in questo libro, in questa cosa box qua si possono puoi lasciare un libro in buone condizioni, puoi prendere un libro senza doverlo riportare, puoi prendere un libro senza lasciarne un altro, quindi vediamo le perle che abbiamo. Allora, la corruzione come sistema, questo mi sembra interessante, meccanismi, dinamiche, attori, molto interessante, veramente. Perché una minchiata questa? Perché questo dice che ci sono c'è la corruzione, ma la corruzione è voluta dal sistema, perché è questo che sfugge alle pagole, cioè non è che le cose si fanno per soldi, il soldo è il mangime che mette il rettile, così le persone poi fanno quello che vuole lui. Anche se c'è la corruzione è perché è voluto dal rettile, ci stanno cazzi, mani pulite, che dice qua, è stato voluto dal rettile. Ma passiamo a un'altra perla, ne abbiamo tanti qua, no? E questi sono i libri che noi abbiamo scelto senza neanche i piedi posso inquadrare, senza nemmeno. Beh, qui non so, questo è un libro molto vecchio sembra,
futuro della democrazia, roba interessante. E poi abbiamo preso anche Cicerone, l'arte di comunicare. E qui è possibile sanificare il tuo carrello, porca puttana! Allora ragazzi, sto qui a Follonica. Questa donna ha appena detto all'altra donna, insomma, e ha detto: conosci le mie bambine? E questo mi ha ricordato esattamente quando siamo stati al B&B dei Frujats. Il Frujats mi dice: sai che è venuto da noi nel nostro B&B? Dice, il B&B era gestito da una coppia Gaia, diciamo, no? E loro dicevano: è venuta una coppia da noi che aveva un cane, come tante oggigiorno, che a differenza di avere bambini hanno i cani, e diceva appunto che una volta una, questa qua, questa col cane, dice, un altro gli ha dato qualcosa da mangiare al cane, e lei gli ha detto al cane, letteralmente, gli ha detto: di grazie, insomma, che gli hai dato da mangiare, che quello gli ha dato da mangiare. Cioè, siamo a livelli veramente di guardia, diciamo. E i Frujassi, ragazzi, devo parlare così, sennò poi, insomma, mi dicono che sono un cyberbullo. Si sono comportati veramente molto bene con noi. Addirittura lì, in quel B&B, non c'erano ristoranti vicini, un posto dove andare per mangiare, e lui ci ha accompagnato con il suo SUV. Quindi si è comportato benissimo, se non fosse per quella strozzata che poi aveva fatto, senza dirmi niente, insomma, del wifi. Ok, siamo a Follonica, io direi di andare a trovare il negozio, come mi ha suggerito Fabio, della Valentina Fusco, ragazzi, perché siccome devo aspettare il treno qua, a Follonica, io mi sacrifico per voi. Andiamo a vederci bene, ragazzi. Scusate, io sono un po' ubriaco, mi mangio le parole. Andiamo a vederci bene grazie agli occhiali dell'ottica Valentina. A proposito, ragazzi, di Vucumbrano, ecco, sta provando ora, ho visto due polli e sta cercando, tutto bene, ecco. A proposito, come vedete, loro si camminano nel caldo, tutti appesantiti, con cartelle grossi, cioè. Invece noi abbiamo visto uno veramente intelligente, ragazzi, che vendeva dei libretti piccolini che parlavano della cultura africana. Cioè, capito? Lui girava come un intellettuale, infatti lo chiamavo io. E si è avvicinato anche a noi. Noi gli abbiamo dato anche da mangiare. Cioè, vabbè, gli ha dato un frutto. E praticamente lui ci ha proposto dei libri. Così conoscevamo meglio la cultura africana. Però molto intelligente lui, capito? Invece di andare tutto carico, ciao amico, tutto bene? Tutto bene, amico, che ci dici? Piace qualcosa? Purtroppo non te voglio far perdere tempo, non c'ho una lira io, sono poraccio. Grazie. Ciao amico, buon lavoro. Ecco, appena vedi che non gli compri, te mando a fanculo quasi. Ma questo perché non c'ha il cervello? Infatti lui era un grande, lui girava solo con dei libretti proprio in mano. Ed era sempre sorridente, capito? Infatti io ho detto: sei un grande, sei furbo. Poi però il contenuto dei libri lasciamo perdere, perché comunque, come dicevo anche la mia pecorella, anche gli scrittori africani, comunque chi scrive libri è tutta gente del sistema, che in qualche modo devono spingere il volemose bene tutte le culture, eccetera eccetera, no? Infatti uno dei libri che ci ha proposto era scritto da Mandela, e ho provato ad accennargli il fatto che Mandela, insomma, era un rettile al tizio, ma non attecchiva più di tanto la cosa, quindi ho smesso. Non so, sarà casuale questa forma, ragazzi, ma sembra un po' sospetta. Non so voi. Questa è un villa rettilanea, retilesca, retilea, questo è il sole. Allora, questo qua allora è molto più chiaro, molto più evidente, compasso e squadra. E questo rettile qua su, insomma, siamo sempre a Follonica.
è stato restaurato dal Rotary, Rotcari, 1999, 666, non scherziamo, però insomma questo è vero. Abbiamo avuto a che fare con Ettore Socci, ragazzi, almeno gli uccelli hanno la decenza di cagarli in testa al rettile, noi invece li riveriamo quello che è, riviera, cioè. Ecco, qui abbiamo una pecora ignara di tutto. Beh, qui un'altra pecora ignara di tutto. Beh, bellissimo. Questa la facciamo senza commento, ragazzi. Allora, qui abbiamo un mega deck. Il bello è che non so se si vede qua che c'è la luce, ma c'è una stella capovolta in alto, non so se si vede. Potevano metterla dritta, ma no, ovviamente. E poi qui ci sono i fasci ai lati, e ai lati la solita pecora ignara. Beh, è follonica, molto creepy, eh? Molto creepy. Allora, ragazzi, sono qui al negozio della Valentina Fusco, non c'è più l'ottica, ma c'è un Big Bamboo qua, un negozio di Big Bamboo. Okay. Quindi, chissà, per darsi semplicemente una copertura, far credere che questa era una semplice, una come noi, non lo so. Comunque questo è un postaccio, qui dietro questo cartello c'era un'antennina wifi e quindi ho deciso di non avvicinarmi troppo, anche perché insomma il negozio non c'è, qua, questa qua, antenna wifi, e in più giù ci sono delle antennoni, ragazzi, e antennoni ancora peggiori, quindi postaccio, vado via subito, ok.